Veniamo alla politica nazionale. Grazie al servizio realizzato per noi da Davide Cordua, andiamo a affrontare i principali temi del dibattito politico, a cominciare dal presidenzialismo, un tema che sta dividendo le forze in campo e un tema che coinvolge lo stesso presidente Giorgio Napolitano. Sentiamo. Incentivi per l'assunzione di giovani precari con contratto a tempo indeterminato, o meglio sgravi fiscali e contributivi totali per chi assume giovani. È questa la sfida lanciata dal governo per rilanciare l'occupazione giovanile. Palazzo Chigi propone sgravi fiscali totali per quelle aziende che assumono giovani, assieme alle semplificazioni per nuovi investimenti, congelando l'aumento IVA di un punto percentuale dal prossimo luglio 2013. Dopo lo sblocco del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, il rinvio della rata dell'IMU per la prima casa, il miliardo per la cassa integrazione in deroga, il decreto sull'ecobonus, i provvedimenti in cantiere riguarderanno da una parte il potenziamento del fondo di garanzia, che vuol dire mettere a disposizione più credito per le imprese, e dall'altro proprio l'introduzione di vantaggi fiscali per le aziende che assumono a tempo indeterminato i giovani nelle loro imprese. Una defiscalizzazione a 360 gradi, uno sgravio fiscale al 100%, quindi per chi assume giovani a tempo indeterminato, significa una totale esenzione fiscale di tasse e contributi per i nuovi assunti a tempo determinato. E in Italia la maggioranza dei giovani, il 51% sotto i 40 anni, è pronta ad espatriare per motivi di lavoro perché non vede a breve nel futuro prospettive occupazionali. E quanto emerge da un'analisi della Coldiretti, dalla quale si evidenzia disponibilità a lasciare l'Italia, riguarda sia gli studenti, il 59%, che i disoccupati, il 53%, ma anche coloro che hanno già un lavoro, circa il 47%. Questo perché, sottolinea la Coldiretti, il 73% dei giovani ritiene che l'Italia non possa offrire loro un futuro.